Quaglio, ma hai finito con queste trasfusioni? Io sto aspettando. Non hai capito niente di quello che ha detto. Ero proprio curioso di capire che vi siete detti. Vabbè, se riesci a decifrare quello che è stato detto da lui e quello che hai detto tu, ovviamente, che sai, fammi sapere. Vabbè, io mi sono ripreso dopo lo shock avuto da te oggi pomeriggio, quando mi hai detto del fatto di Padre Pio e di ciò che ti ha detto. Quindi sono in attesa di sapere, se è possibile, la conversazione. Capito, cuore? No, ci è venuto un attimo a prendere la pizza a Giuseppe, che stasera voleva la pizza, e quindi sono qua in pizzeria ad aspettare. E sì, l'Anto è scesa giù anche dalla nonna, mo stavano preparando qualcosa da mangiare. Diciamo che quella telefonata l'ha rianimato, gli hai dato proprio, non ossigeno, di più. Ma boh, dai, e dai, prendiamolo un po' così a scherzo, se no non ci passa più. Capito? È questa che la ciccia chiama, non sa che io sto facendo il video e non posso rispondere. Devi aspettare, devi aspettare. E niente, cuore, oggi un'altra giornata così è andata. Così è andata via, senza fare grandi cose, insomma, per non dire un cazzo. E vabbè, pazienza, andrà meglio, domani è sabato, domani ci dedichiamo a suo cacchio di Federicus, sperando che non piova, perché non si sa questo tempo qua cosa ci dice. Domani porta pioggia, speriamo. Speriamo di no, perché se piove poi viene rimandato al giorno dopo. Mi sa che si fa di domenica mattina, si fa qualche altra cosa, non si sfila più. E vabbè, vediamo un po', cuore, vediamo. Ma mi devo andare a fare l'altro aerosol, andando meglio. E tu fammi sapere invece cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Io sono sempre in attesa qua. Quando non ti sento poi inizio a dire come cazzo che non chiama e che è successo. E poi mi do una risposta da solo, dico vabbè, sicuramente starà facendo cose più importanti. Ti è piaciuto il colloquio che abbiamo fatto, quella bella chiacchierata lunga? Hai capito alla fine, scusami se ti ho detto hai capito, hai compreso fra virgolette, tra tutte le cose che ho detto, il nesso di tutto ciò? Io ieri non è che sei stupido che devo dire hai capito oppure hai compreso, no, perché molte volte magari non mi sono espresso bene e non ti ho mandato quel segnale magari che volevo darti effettivamente. Vabbè, comunque sta storia deve finire, io devo venire, io devo entrare, io devo parlare, dobbiamo parlare a quattro occhi, sono stanco di fare questi. Oh, vedi pure a me qua. Un brufolo. Oh. E sono stanco di stare a fare questi video. Voglio parlare. Mo si mettesse l'anima in pace e facesse un piccolo passo. Questo è quello che chiedo a lui. Un piccolo passo. Non chiediamo grandi cose, ma piccolissime cose. Io spero che lo capisca, se no glielo devo far dire davanti. Mi studierò bene bene la situazione, gli farò dire davanti che adesso hai ricevuto la chiamata, sei stato iperfelice di questo, ma mettiti la mano alla coscienza e fai il primo passo. Apri la porta, fammi entrare in ospedale. Vediamo. Beh. Ci sentiamo dopo, cuore mio, mi raccomando, eh?
mangia che stiamo acquisendo peso, e sappi che, sperando che non faccia, continui ancora a fare lo stronzo, perché non ha proprio senso che si metta in contrasto con noi, non ha veramente senso, spero lo capisca, spero l'abbia capito, spero che afferri questo messaggio, non so più che dire, va bene? Beh, ci sentiamo dopo, aggiorni su tutto quello che è possibile aggiornare. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao, cuore mio.